La Raffaele Boscaini, Masi è un'azienda storica, un'azienda che fa tradizione, ma un'azienda che fa anche ricerca, come si vede qui siamo in un laboratorio molto attrezzato. Oggi in particolare abbiamo parlato di ricerca sulle chiusure alternative che sono, perlomeno in Italia, quando non si parla di sughero, fortemente legata a un'immagine quasi negativa. Cosa vuol dire per voi invece fare ricerca in questo senso? Allora, per noi fare ricerca in questo senso è seguire la nostra filosofia, che è quella di guardare sempre alle opportunità che ci fornisce la tecnologia, che ci fornisce con gli studi, che ci fornisce la modernità. Questo per me è un valore molto importante. Abbiamo parlato di tradizione, prima giustamente dicevi che siamo molto legati alla tradizione. Io aggiungo che la tradizione è per noi a Masi, e per me in particolare una cosa che credo fermamente, è una cosa dinamica, non è una fotografia fatta nel tempo, è una certezza che ci viene data dal tempo, un consenso che ci viene dato dal tempo. Questa è tradizione. Una cosa che andava bene 30 anni fa e va bene ancora adesso, quella è diventata tradizione. E perché no, anche appunto andando sui tappi, un tappo di tipo moderno, studiato ai giorni d'oggi, che va bene adesso e magari vedo che va bene fra 30 anni, perché non deve diventare tradizione? Ecco, in questo c'è una risposta diversa tra l'Italia e l'estero. Assolutamente sì. Paesi qua possiamo dire più aperti alle novità, che non hanno preconcetti. Perché per diverse ragioni e quindi hanno una risposta del tutto diversa. Se devo parlare in generale, i paesi dell'Europa produttori di vino hanno più preconcetti e cercano di diffidare di queste novità, mentre invece nei paesi anglosassoni, nei paesi del Nord America, ma anche del Sud America, del Nord Europa, il tappo a vite o il tappo sintetico sono una novità, non sono quasi neanche una novità, sono una cosa normale. Sono visti come un sistema di chiudere il vino, tra l'altro più intelligente di altri perché non servono strumenti per aprirlo e perché poi si può anche richiudere. Ma tra l'altro, anche parlando della vecchia Europa e della Francia in particolare, una cosa che non ci si fa caso e vorrei appunto quasi stimolare coloro che dicono: ma se non hai il tappo sugo non va bene. Ricordo che lo champagne passa decine di anni con un tappo corona prima di essere degorgiato e poi ritappato con tappo a fungo. Quindi anche questo ci potrebbe dare un'idea di cosa significa. Con Andrea Dalcini, invece che l'enologo, parliamo dell'aspetto tecnico. Cosa vuol dire utilizzare chiusure diverse, chiusure a vite, chiusure sintetiche rispetto al tappo di sughero? È per forza detto che ci siano risultati peggiori? No, anzi, in alcuni casi si ottengono anche risultati migliori. Ogni vino ha diciamo così, il giusto tappo. Sta a noi tecnici, indicare quale tappo è consono per il nostro tipo di vino. Facendo alcuni esempi, certamente per i vini bianchi, dove vogliamo preservare l'aroma, avremo bisogno di un tappo che non permette una forte ossidazione, mentre nei casi in cui abbiamo vini rossi di lungo invecchiamento vogliamo sì una leggera ossidazione, ma questa deve avvenire in un tempo molto molto lungo. Quindi sta a noi lavorare bene, sicuramente in vigneto e poi in cantina, ma poi anche ricercare la giusta chiusura per poter far invecchiare nel tempo il nostro vino nel modo più adatto. Quindi possiamo dire, come poi vale per tante cose, non esiste una tecnologia buona o cattiva, in questo caso sui tappi, ma esistono tecnologie che vanno applicate bene. Esattamente, una tecnologia adatta a quel tipo di vino, adatta anche a quel tipo di esigenza, ripeto, di invecchiamento. Proprio ci sono degli aspetti interessanti per vedere, ad esempio, il tipo di reazione che può avere un vino delle nostre zone, come può essere, siamo nella zona della Valpolicella, dove abbiamo vini da uve fresche, ma anche vini da appassimento. Nel caso di vini rossi da uve fresche, avremo bisogno di un tipo di chiusura, ottimo il sughero, però ottime anche alcune versioni alternative che non permettono una forte permeabilità dell'aria al vino.
mentre nel caso in cui siamo di fronte a un amarone, per oggi ancora non ci sono casi di sostituzione di questo tipo di chiusura, quindi rimarrà ancora a lungo il sughero.